L'organizzazione che è stata data al centro in questo momento non è chiara, innanzitutto perché la formula è troppo complessa. La cosa che dispiace, parlavo proprio adesso con Stefano Monteverde, è stata la mancanza di mediazione. No alla sosta selvaggia, ma anche no alla chiusura totale senza un vero progetto condiviso. Basta inganni. Questo uno dei tanti slogan scelti per la protesta a cui i commercianti del centro storico hanno dato vita questo pomeriggio, dopo la scelta della giunta Carancini di chiudere alla sosta Piazza della Libertà. I negozianti lamentano il mancato coinvolgimento e la poca chiarezza nei provvedimenti adottati dal comune. Temono poi un ulteriore spopolamento del centro storico e un conseguente calo del fatturato degli esercizi commerciali, già messo a dura prova dalla crisi. Critichiamo un attimino il metodo con cui è avvenuta questa delibera, perché diciamo che prima di tutto c'è stato troppa urgenza. E poi in pratica è stata, sì, siamo stati avvisati, però in pratica tu mi hai avvisato quando già avevi deciso una cosa. Ci appelliamo sempre a un vecchio documento ufficiale del 3 maggio 2013 in cui noi commercianti del centro storico chiediamo la messa in ordine, diciamo, di piazza con un numero di macchine che andavano dai 40 posti ai 50 posti e con sosta veloce. Quindi questo documento sta al protocollo. Quindi la nostra posizione è sicuramente di critica per questa loro presa di posizione. Qualcuno ci dovrebbe spiegare questo motivo di chiusura, perché fino adesso i motivi sono stati ideologici. Nel 2014 non ci può essere una chiusura di piazza per un motivo ideologico. Cioè, troppe regole. La ZTL è una roba adatta agli anni 70, siamo nel 2014, è una roba desueta, totalmente fuori ormai da ogni logica. La gente non può ricordare orari, non può ricordare i 10 centimetri dove parcheggiare, dove sostare, dove passare. Si paga un dazio per entrare e si paga una sosta, 50 centesimi, 50 minuti, 30 centesimi, 30 minuti. Una laurea in fisica nucleare. Lavoro, c'ho il negozio qui in piazza e tutto il giorno praticamente la cittadina è deserta praticamente, riusciamo a vedere, la città è già pedonalizzata di per sé, noi non riusciamo a comprendere e non ce l'hanno saputo spiegare per quale motivo hanno pagato un parcheggio, tra l'altro dando soldi a un privato, per pedonalizzare una città che è già di per sé pedonalizzata, fino alle 7 non si può entrare. E questo modo dittatoriale di dire sulla stampa, nonché il resto del Carlino, che non ci dovevamo permettere di innalzare o scudi o proteste perché avremmo fatto del male alla città, quando lui da primo cittadino seppellisce una città per una campagna elettorale personale che è sotto gli occhi di tutti. Bravo! E non parlo di politica, parlo da appartenente a categorie, queste sono famiglie. Queste sono famiglie, non è l'OVS, non è l'UPIM, questa è l'Italia, le piccole micro realtà, questa è l'Italia. Nel bel mezzo della protesta, il sindaco Carancini interviene tra i commercianti scontenti, cercando di placare gli animi e spiegare le proprie ragioni. Quello che stiamo provando a fare è esclusivamente la pedonalizzazione di Piazza della Libertà, perché così com'è fa schifo. Chi l'ha detto questo? Questo te lo dico. Il brutto, con il brutto noi ce lavoriamo. Scusate, parlate voi altri. Parlate voi altri. Pure Piedripa. Allora perché l'esperimento non lo fa a Piedripa? Esatto. Piedripa mi fa schifissimo. A volte con il brutto noi lavoriamo. Bravo!